Super affollata la libreria Giunti al Punto per la presentazione del catalogo Curioser di Camilla Giannini, una successione di tavole dipinte che seguono un filo conduttore della fiaba di Alice, un viaggio dell'artista all'interno di se stessa per scoprire, detta ad ogni parola, ad ogni disegno, un significato personale che può essere interpretato a propria immagine da chiunque. Mi sto proponendo oggi con una raccolta di opere che niente hanno occupato la mia vita negli ultimi 3 anni. Grazie a Alice nel Paese Meraviglie, che è uno dei miei libri preferiti, ho tirato fuori questa vena artistica e diciamo che ho raccolto tutto in questo catalogo che oggi sono qui a presentare alla libreria Giunti al Punto. Sono le mie emozioni che ho riportato su queste tele di compensato e il mio catalogo è una raccolta diciamo di tutte queste mie emozioni. Questa idea è scaturita da mio padre, che praticamente mi ha spinto a dare un senso diciamo, a tutti i disegni che io facevo e quindi è stato interessante per me approntarmi al tema di Alice partendo dalle cose più semplici come scrivere le frasi del libro per entrare diciamo in contatto con quello che poi è il significato vero del libro e poi da lì la mente viaggia e i colori si susseguono ed è stato proprio un viaggio per me, un viaggio come lei fa nel libro che attraverso tutti i personaggi che incontra dalla bambina che era cresce diciamo. A chi lo consiglia? Lo consiglio a tutti, ma in realtà consiglio a tutti proprio di leggere anche il libro di Alice perché secondo me non è proprio una favola solo per bambini, è uno spunto per tante donne anche perché comunque lei si trova sempre in situazioni di difficoltà piuttosto che non sa chi è, non sa come uscire, ma alla fine se la cava sempre e ti dà anche tanto insegnamento, eccoci.